Ivan Guerrera, designer, stilista, artigiano, si definisce artigiano. Esatto. No, queste designer, sono, stilista, artigiano, tutti e tre insieme va benissimo. Queste sono le sue creazioni, almeno una parte, pelletteria, c'è di tutto, c'è anche un meraviglioso, non saprei, corsetto, armatura. Un'armatura, tipo medioevo. Ivan, da dove arriva la tua ispirazione? Ma io questo è il 20° anno che faccio borse, quindi io parto da un cartamodello, da un pezzo di pelle bianca e poi diventa tutto quello che vedete, quindi io coloro, assemblo, faccio tutto da solo, insomma, io tutti i pezzi unici. Ma l'ispirazione, la domanda è particolare, l'ispirazione dipende da quello che vivo. Non seguo la moda, nel mio piccolo con umiltà tento di farla. Fai la moda. Seguirla è un concetto che non mi piace, non mi piace sapere che colore va il prossimo anno, non mi piace. Io oggi sono di quel colore e di quel colore faccio le cose e anche sono di quella forma. Quindi non seguo tutto quello che è stereotipato nella moda, insomma. Com'è fare il designer fashion a Torino? E a Torino non è un concetto piuttosto particolare, nel senso che io lo faccio e basta, no? Poi dove avviene la vendita, dove il cliente mi chiede, vado, non è prettamente torinese la mia vendita, insomma, la produzione non è prettamente torinese, cioè io creo qui, poi ho dei posti sparsi in giro per l'Europa, insomma, c'è un punto di vendita a Monte Carlo, a Londra, a Taormina dove sono nato, quindi è un po' varia la cosa, questo è il mio atelier privato, quindi qua vengono i miei clienti privati o se non come adesso questo evento che facciamo ogni 2 mesi e mezzo, quindi Capo 57 c'è ogni 2 mesi e mezzo.